Il Sampio al fianco delle donne vittime di violenza rafforza la formazione del personale attraverso percorsi ad hoc nell'ambito del progetto che ebbe inizio con deliberazione 543 del 22 ottobre 2019 in collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento, con il quale è stato adottato all'insegna della prevenzione e tutela delle vittime vulnerabili e della violenza di genere il percorso Rosa. In tale ottica è stato organizzato un corso formativo nella sala convegni del nosocomio cittadino con lo scopo di preparare gli operatori sanitari coinvolti a fornire competenze condivise sul fenomeno della violenza di genere e i profili attuativi del percorso Rosa aziendale. Io penso che la proliferazione sul territorio di tante iniziative, alcune meglio organizzate, altre peggio organizzate, sono un segnale di grande attenzione e il presidio ospedaliero San Pio penso sia un presidio importante che organizzare anche un momento di formazione su questo tema, quindi è testimonia la sensibilità. In questa azienda si tiene questo incontro per sensibilizzare gli operatori sanitari su tutti quelli che sono i protocolli che sono attivi per garantire alle vittime di violenza un percorso corretto che salvaguardi sia l'integrità psichica che l'integrità fisica. Presso il nostro pronto soccorso è attivo il percorso già da tempo, grazie a un protocollo d'intesa con la Procura. 14 gli accessi delle donne rientranti nel percorso Rosa registrati nel 2024 al Sampio, un dato che spinge direzione sanitaria a non sottovalutare il fenomeno e dunque a formarsi per poter gestire al meglio tali situazioni delicate. Come pronto soccorso, come sanitari, e assicuriamo una presa in carico precoce del paziente, della paziente e la vittima di violenza di genere attraverso una serie di percorsi dedicati, il che vanno dalla presa in carico da parte del medico del pronto soccorso, valutazione psicologica da parte dell'infettivologo, da parte del ginecologo. Ma la cosa importante è che immediatamente ci relazioniamo con i vari soggetti istituzionali della rete extra ospedaliera, questo con l'obiettivo non solo della presa in carico precoce delle pazienti, ma anche della prevenzione secondaria. Quindi è fondamentale l'interazione con i vari soggetti istituzionali che fanno parte della rete, proprio per prevenire quelli che possono essere poi eventi peggiorativi. Effettuiamo anche infatti una stima poi di rischio e di reitero di eventi di violenza, quindi abbiamo un protocollo ben definito e strutturato con delle schede operative che i nostri operatori sanitari, medici e infermieri compilano a beneficio delle nostre donne e vittime di violenza di genere.